Ha preso il via a Cortona la 61esima edizione del congresso internazionale Making Cities Livable, per la prima volta ospite della città etrusca. Oltre 100 gli esperti provenienti da tutto il mondo che si stanno confrontando sul tema della vivibilità dei contesti urbani. Un progetto che nasce grazie all'amicizia e al gemellaggio tra la città etrusca e la città americana di Carmel, in Indiana. Stabilisce un contatto ulteriormente profondo con la città di Carmel, con cui ci siamo gemellati nel 2023, e da allora stiamo cercando di sviluppare dei progetti interessanti tra le due città. Oltretutto qui si parla di innovazione urbanistica, vivibilità delle città, e viene proprio presa come esempio Cortona, il suo centro storico, come esempio virtuoso da esportare in tutto il mondo. Qual è il primo feedback che ha ricevuto dai partecipanti? Beh, che Cortona è bellissima e che è una città a misura d'uomo. Siamo ben lieti di questo, c'è da migliorare sempre, però comunque ecco, l'impianto etrusco della città e medievale successivamente arriva fino ad oggi ancora a far respirare le persone di un grandissimo equilibrio tra natura e architettura. Nel comitato organizzatore dell'evento sono presenti il primo cittadino di Carmel, Jace Brainerd, e Michael Mehaffey, in qualità di direttore esecutivo del progetto. Possiamo imparare molto dalle città più antiche d'Europa che furono costruite molto prima dell'automobile. E questo è uno dei motivi per cui è così meraviglioso essere in una città come Cortona, perché possiamo vedere una città che fu costruita per le persone, non per le auto. Una città che è stata costruita centinaia e centinaia di anni fa, con la consapevolezza di come creare bellissimi e vivaci luoghi. Le persone hanno scelto di vivere qui, crescere le loro famiglie e costruire le loro aziende. È importante dal punto di vista economico costruire città competitive in modo che le persone ci vogliano vivere. Competitive in the sense that people want to live there. They are, but there are many of the same challenges. We're all facing a new global economy. Sono città diverse, ma attraversano le stesse difficoltà. Stiamo tutti affrontando una nuova economia mondiale. Cerchiamo di capire come rispondere alle difficoltà mondiali, alle difficoltà economiche, alle difficoltà culturali e alle difficoltà di come costruire città e di come costruire i sobborghi. Possiamo certamente imparare dal modello antico di grandi città, grande architettura, ma possiamo anche imparare analizzando i vostri cambiamenti e voi i nostri. Penso che ci sia molto da imparare dagli altri, condividendo le nostre lezioni e le nostre opportunità di lavorare insieme. Presente all'evento anche l'ambasciata americana in Italia. È un onore di stare qui perché c'è una conferenza non solamente con gli italiani, ma anche gli americani, ma altre persone di tutto il mondo, per creare soluzioni di questa sfida grandissima, ma insieme può migliorare le nostre città.